quando mi sento un po' giù, mi piace coccolarmi con del cioccolato. E perciò preparerò una bella torta. Ovviamente con Cookie Chef Kenwood. Il cioccolato c'è, un pochino di nocciole e poi un pizzico di fantasia. Nella ciotola con la frusta gommata ci metto il cioccolato. Imposto a velocità 1 a 60 gradi. Con la cottura a induzione posso controllare la temperatura, perciò è ideale per far sciogliere il cioccolato. Divido tuorli da albumi. Cooking Chef ha veramente tantissimi accessori inclusi. Nel caso mi manca qualcosa, come il food processor, vado ad acquistarlo. Nel food processor trito le nocciole e anche un pochino di zenzero. Trito tutto a velocità massima e schiaccio il tasto Pulse per escludere la cottura. Con Cooking Chef l'unico vincolo è la fantasia, ma quella ce la metto sempre io. Aggiungo 3 tuorli nella ciotola, del cacao in polvere e Cooking Chef continua a mescolare per me. Ci aggiungo il burro, qualche cucchiaio di farina e la granella di nocciole che ho preparato prima. Faccio montare i bianchi d'uovo nella ciotola. Ora unisco i bianchi montati a neve al composto che avevo preparato in precedenza e lascio mescolare tranquillo Cooking Chef. Aggiungo un pochino di lievito, giusto un cucchiaino, eh. Nel frattempo imburro e infarino lo stampino. E lo vado a mettere nella teglia da forno, riempendolo con l'impasto. In forno a 180 gradi per circa 20 minuti. Posiziono al centro del piatto la torta. Aggiungo una bella cucchiaiata di cioccolato fuso e qualche erbettina per decorazione, tipo fiori di lavanda. Ed eccola qui la mia tortina. Semplice, facile e buona con Cookie Chef Kenwood.